Una delle problematiche che si riscontra nell'ambito sia della diffusione e sia soprattutto della creazione di un linguaggio comune nella medicina sistemica è stata in qualche maniera salvaguardata dalla creazione di questa scuola di alta formazione che ha permesso intanto due cose molto importanti. Da un lato di mettere a disposizione di una diciamo di un elevato numero di allievi, una serie di competenze diverse che diciamo, ha portato una serie di contributi differenti sul modello della medicina integrata, riuscendo a far comprendere che chiaramente il sistema umano è un sistema che ha un'elevata complessità, oggi c'è l'esigenza di conoscerlo meglio perché le malattie stanno cambiando, i disturbi stanno cambiando le età epidemiologiche purtroppo, se assistiamo per esempio anche al disastro dei disturbi del neurosviluppo nel bambino e quindi una scuola di questo genere ha permesso di creare un linguaggio un po' più uniforme e secondo me è un modello vincente da continuare a portare avanti perché permetterà appunto di creare dei modelli basati appunto su un'attività empirica che poi verrà chiaramente modulata da quelle che sono le conoscenze scientifiche nei vari campi e che potrà chiaramente permettere una migliore divulgazione è una stratificazione su più livelli di un modello come quello della medicina integrata che purtroppo ha sofferto negli ultimi 20 anni di diciamo, proprio perdita di interesse per quanto riguarda proprio la formazione, perché io che mi sono formato quasi 30 anni fa con le scuole di formazione di allora, ho visto proprio questa carenza e approfitto per ringraziare cellwellbeing.italia.it per darci questa possibilità di questa scuola che chiaramente speriamo possa permettere appunto una maggiore divulgazione, una maggiore diffusione delle medicine sistemiche.